Ragazzi, buongiorno. In questo video andiamo a leggere pensieri in questo momento. Cosa pensa e che emozioni prova in questo momento la persona a quale stai pensando tu. Così facciamo. Ho già preso un mazzo e ho anche le domande da fare. Voglio vedere proprio adesso tutto ciò che c'è adesso, energie. Tu pensa a lui, immagina il suo viso, la prima carta vuole vedere energie tra di voi, adesso, qui abbiamo Cavaliere di Denaro, qualcosa lentamente, lentamente sta andando, si sta muovendo, come il ghiaccio da un lago. In Lituania, nel mio paese, o fiume, quando inizia a sciogliersi il ghiaccio, piano piano questo ghiaccio inizia a muoversi. Fiume forse più veloce, lago più lunga la cosa. E questo, come un lago con il ghiaccio, piano piano si muove. Dove vedremo adesso? Energia tra di voi. 5 di spade, due teste che si ammazzano. Forse ci sono rancori oppure pensieri negativi. Vi state facendo male. Tutti e due vi state facendo male. Chi è lui? Lui imperatore, lui comanda il suo cuore in prigione della sua mente. Capo lui, e tu chi sei? E tu sei nuova di coppe? La medusa qua è venuta. Cosa si tratta? Tre di denaro. Tu vuoi lui, tu vuoi che funziona, tutto che funziona. Nove di denaro all'incontrario. Lui adesso ha problemi nel suo lavoro, nel suo progetto, da qualche parte ha un problemino. La luna all'incontrario, il 4 di coppe. Verso meglio o verso peggio? Verso meglio. Si sta chiarendo qualcosa. Prima era l'energia un po' più peggio di prima, di adesso. Adesso inizia a chiarirsi qualcosa. C'è il chiarimento tra di voi. Non succede ancora granché, però si sta chiarendo un po', si mette più luce in questo buio in quale vi state trovando. Cosa fa mettere la luce? La pazienza, investimento con la pazienza. Ok, unica cosa chiara qua che tutti e due volete la stessa cosa e volete stare insieme. Il problema è che vi divide il diavolo, luna, due di spade. Qualcuno è vendicativo, qualcuno di voi piace proprio pizzicare. Non so se c'è qualcosa che non va subito sulle difese. Secondo me sulle difese questo imperatore. Perché tu sei abbastanza tranquillo e piacevole. È lui che è troppo prepotente. Può anche manipolare questo ragazzo. Va bene, energia sua verso di te. Ecco, è lui questo lago ghiacciato che si sta muovendo piano piano, lentamente. Lui sta andando verso di te lentamente e ti sta portando qualcosa. Paggio di coppe ti sta portando. Messaggio bello, chiamata bella. Magari ti dirà qualcosa di carino, belle parole. Ti vuole fare una sorpresa piacevole, un regalino. Qualcosa di carino lui pensa di fare.
Andiamo a vedere con Manara i suoi pensieri. Qui c'è tanta pazienza, passione, che c'è bisogno di controllare. E qui sembra che qualcuno di voi, invece di trovare una via di mezzo, cambia, cioè nel senso, da bianco a nero, o da nero a bianca, a bianco. Perché c'è un qualcosa che non permette sciogliersi, essere più aperti, più liberi. Come lui ti vede? Cosa prova quando ti vede? Cosa pensa di te? Ti vede amante. Oh, ti vede una donna che potrebbe per amore fare tante cose. Lui sa che tu sai amare e tu magari potresti anche sacrificare per lui. Lui vede, lui capisce che tu sei molto interessata a lui. E questa cosa le piace. Lui sente che lui è più forte in vostro rapporto. È lui che comanda, diciamo di nuovo questa parola brutta. Da lui dipende dove andrà avanti, come andrà avanti questa storia. A lui piace che lui lo sa che tu per lui potresti fare qualcosa, ti potresti sacrificare in qualche modo. Per lui, per il vostro rapporto, per il vostro amore. A lui piace questo. Così lui pensa. Però lui pensa che anche tu sei furbetta. E potresti qua un po' giocare. Ma questo gioco è bello? Che gioco è questo? Che sei attenta con lui, voi. Sei attenta, però sai molto bene cosa vuoi. E tu vuoi lui. E lui dice, io lo so che lei vuole, ma è lei imposta. Lei come... Lei vede obiettivo e nessuno la fermerà. Lui pensa così. Mamma mia, che cosa ce l'abbiamo oggi? Tutto in russo già inizio a parlare. Qui sembra che tra voi due chi è molto più passionale, più acceso, più aperto sei tu. Lui un po' meno, un po' più tranquillo, più attento. Di cosa hai paura, uomo? Ha paura di essere manipolato. Ha paura che tu hai un grande potere su di lui. Lui non vuole perdere il controllo. Per adesso il controllo ce l'ha lui. Però lui potrebbe scivolare e caput, e sarai tu il capo al volante di vostro treno, nave, aereo, non lo so che cos'è. Ok, cosa pensi di mia ragazza, di quello che... Lui pensa che tu sei una donna intelligente e stai sulle tue, tu... Anche se tu hai tanta passione, tanto fuoco nei suoi confronti, tu sai quando dire stop e voltare le spalle. E questa le piace? Questa cosa mette in confusione, perché sembra che tu, anche tu sei un po' così. O fuoco o ghiaccio, o fuoco e o ghiaccio. La cosa lo spaventa. Lo spaventa, lo sai perché lo spaventa? Lo spaventa perché lui ha paura di innamorarsi follemente. Lui non vuole questo. Oh, cosa faccio? Ho messo la pietra. Quindi a lui piace, sembra un po' come la seduzione dalla parte tua, o almeno lui percepisce così, che a volte sei calda, a volte sei fredda. Tutta passionale, tutta intensa, poi puoi fare hop. Ha chiuso e è andata come fosse nulla successo, come non è successo nulla.
E questo lo fa spaventare, però gli piace. Provoca sentimenti romantici. A volte gli viene voglia di, cioè a volte lui diventa aggressivo. Perché aggressivo? Perché sei sfuggente o perché non sei obbediente in qualche modo. A volte magari anche geloso. Che cos'è questo? A volte lui ha paura di te perché ci sono lati tuoi che questi lati fanno pensare a lui. Cioè, ci sono lati di donna furba, donna che sa fare, donna molto carismatica, nel senso molto passionale, se sensuale, non lo so. Questa cosa lo spaventa e gli fa pensare che qualcosa potresti fare anche con qualcun altro. Non lo so, sembra come a volte gli fa pensare, gli fa paura che potrebbe il comportamento che hai con te in alcuni momenti potrebbe essere anche fuori dal vostro rapporto e questa cosa gli fa paura. Perché c'è stato qualcosa dalla parte tua che l'ha lasciato un po' a bocca aperta, perché lui non se l'aspettava. E ha iniziato a pensare questo, ha iniziato a avere questi dubbi, gelosia, c'è stato un qualcosa, era successo. Che cosa era successo? C'è stato un momento in cui lui si è sentito insicuro. Insicuro perché tu avevi nascosto qualcosa da lui, qualcosa della tua vita. È lì che è nato questo senso di rancore. Che tu qualcosa. Potrebbe essere una situazione, lo sapete quale? Potrebbe essere una situazione che tu, per esempio, sei stata impegnata con qualcuno e lui lo sa che tu quel qualcuno tradivi. E adesso lui ha paura che se tu tradivi il tuo compagno, tuo marito, tuo ragazzo con qualcuno potresti fare anche con lui la stessa cosa. Cioè, energia verso là mi viene. Però lui nella sua mente, questa è una cosa bella, ti sta giustificando. Anche se le vengono a volte paure brutte, pensieri brutti, lui forse questo è amore, ora vediamo cosa prova. Lui ti giustifica. Alla fine lui vuole credere solo alle cose belle di te, che tu sei pura, che sei pulita, che sei innocente. Andiamo a vedere cosa lui prova per te. Vediamo con vampiri o con Santa Morte. Cosa lui prova per te? Eremita. Otto di spade. E forza, oh my god, oh my god, oh my god. Lui ha paura, allora qui c'è un grande sentimento, però lui ha tanta paura di perderti. Sembra che lui cerca di scappare da te perché lui non riesce a avere una via di mezza. Cioè, sentire qualcosa di più equilibrato. Lui o ama da morire oppure è freddo. Cioè, non c'è via di mezza.
Se lui starebbe con te, lui sarebbe pazzo, pazzo di te, completamente senza testa. Però non può stare, c'è qualcosa che magari lavoro o altri ostacoli ci sono, che voi dovete stare in eremita, separati fisicamente. Perché se tu eri con lui fisicamente, qui c'è amore. C'è la forza, ce l'abbiamo arcano maggiore sforza. Forza è un sentimento forte molto, intenso molto, è amore, è passione, è amore, è dipendenza, è tutto quanto in uno, no? Ok, andiamo adesso a vedere cosa lui pensa di voi, cosa pensa di fare, dove andare, come andare. Un attimo qui, Manara. No, queste carte tutti cadono. Allora, lui vuole tanto cambiare il vostro rapporto, però all'incontrario non è facile cambiare. Cosa ostacola il cambio? Uno di denaro. Di cosa si tratta? I soldi. Lavoro. Sì, adesso lui deve risolvere una situazione lavorativa. Adesso lui fisicamente non riesce a cambiare il vostro rapporto in meglio perché ha da sistemare qualcosa suo di lavoro e questa cosa lo frena, lui deve aspettare qualcosa di soldi, di lavoro. Che cambiamento vuoi? Se avete litigato, vuole fare la pace. Se siete stati divisi anche chilometricamente, il mondo vuole rincontrare, parlare attraverso messaggi, vuole comunicazioni, vuole aprire comunicazione, aprire la chat. Comunque vuole apertura, incontro e parlare. Incontro potrebbe essere prima in chat, ma fisicamente incontro 8 di denaro. Per qualcuno qua fisicamente potete vederci al lavoro. Oppure mi sta dicendo che incontro sarà se funziona comunicare, cioè se riusciamo a parlare, dopo ci vediamo anche. Però non adesso, bisogna aspettare. Dice che io capisco che lei non può fare nessun passo nei miei confronti. Non può venire, non può viaggiare, non può andare verso di me, lei non lo farà, lo devo fare io. E io adesso non posso, devo sistemare le cose. Lui mi sta dicendo che tu sei donna dei suoi sogni e che lui ti sta sognando già da tanto. E lui ha capito diverse volte, in diverse situazioni, che la donna che lui veramente vuole sei tu, ruota di fortuna con uno di coppe. Due di denaro, stella, ruota di fortuna e uno di coppe. Lui è stato in giro per il mondo, diciamo così, e poi ha capito che vuole sempre ritornare da te, vuole te. Non c'è nessuno meglio, sei donna dei suoi sogni.
Dice che vuole lottare con ostacoli. Vuole lottare con ostacoli, però ha bisogno anche di vedere i tuoi occhi e capire cosa vuoi tu. C'è una situazione passata tra di voi che li pesa un po', li pesa. Tipo lui si ricorda di questa situazione passata e il suo cuore è triste, per questo lui vuole vedere i tuoi occhi, per sentire qualcosa. Andiamo a vedere cosa sarà. Prossimamente. State andando verso qualcosa, cioè si muove, ragazzi. Comunicazioni, postino, ti porterà postino la lettera. Messaggio, comunicazione saranno. Ma poi vedo l'una e cinque di spade. Che incomprensione, che ostacoli, che cos'è questo? Oh, dalla parte di chi? Che significa? Questa luna, ora vi dico. Ragazzi, ce l'avete una cosa che frena tanto il vostro rapporto, e questa cosa è l'esperienza, esperienza dolorosa, o tra di voi due è successo, oppure avete avuto esperienze dolorose. Difficile aprire cuore, ma questa è una cosa entrambi. Se qualcuno di voi non aprirà il cuore, sarà difficile. Lui proprio non ce la fa, lui piange. Forse è meglio tu, anche se voi siete molto simili qua. Qua 10, qua 9, qua 6, qua 5. Siete molto simili. Ce l'abbiamo l'uno con 5 di spade e 9 di bastone. Sembra che paura di aprirsi, paura di fidarsi, paura farsi male, paura che può accadere qualcosa di nuovo, qualcosa di doloroso, qualcosa di traumatico. Qui tra di voi potrebbe andare tutto molto bene, solo che bisogna che qualcuno di voi aiuta l'altro a aprirsi emotivamente. E secondo chi di voi dovrà fare 10 più 5, 9 più 6, tutti e due uguali, ragazzi. Chi di voi deve fare, aiutare? Diavolo e stella. Oh Madonna, tu sei diavolo, lui la stella. Energie così. Tutti e due siete molto orgogliosi, molto superiori, come dire. Tanto, solo che tu energia più quella diavolessa e lui più puro, ma sempre là. Sempre, tutti e due sapete vostro prezzo qual è, e questo vostro ego può disturbare tanto. Secondo me sei tu che dovresti essere un pochino più dolce, più tranquilla, meno orgogliosa, un po' più flessibile con lui. Così andranno bene le cose. Se tu sarai più dolce, più flessibile, più paziente con lui, come finirà questa stesa? Finirà che imperatore, cos'è imperatore? Mago. L'imperatore prenderà cura del vostro rapporto. E risolverà situazioni dove c'era qualcosa di negativo. Trasformerà tre di spade in forza. Quello che è stato doloroso lui trasformerà in qualcosa che è come il vaso che si è rotto. Lui prende questo vaso e con super attack lo attacca. Lui. Solo che tu devi aiutare. Così. Il consiglio per te. Re di bastoni, torre. Il consiglio di decidersi chi vuoi. Se vuoi questo uomo, scegli lui,
lavora su questo rapporto. Se c'è qualcun altro, meglio cancellare questi altri. Prendi, scegli uno, questo, e porta avanti questo rapporto. Impegnati per aiutare a migliorare, a cambiare energie tra di voi. Questo è stato il consiglio. Poi un'altra cosa, il consiglio di non essere comoda, nel senso, non essere. Sapete come ci sono le ragazze che per non perdere uomo si accontentano di poco. Cioè, per esempio, tu vuoi essere la sua fidanzata, ma ti accontenti di essere un'amica, ogni tanto incontrare con lui, baci, abbracci e basta. Non ti accontentare di poco. Se vuoi questo uomo, punta in alto. Questo consiglio. Io ho finito. Raccontate come vi siete trovati, mettete like. Io vi saluto. Ciao ciao.